Buonasera, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento per darvi gli aggiornamenti sulla situazione contagi Covid in Trentino. Lo facciamo assieme al Presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Con lui ci sono il Dottor Giancarlo Rusciti, responsabile del Dipartimento della Salute della Provincia Autonoma di Trento, e il Dottor Antonio Ferro, responsabile del settore igiene pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Oggi non ci sono eh, numeri così roboanti come quelli forniti nei giorni scorsi, ma anche perché, come sempre, la domenica il numero dei tamponi cala sensibilmente. Comunque il dettaglio ce lo fornisce il Presidente Fugatti. Buonasera Presidente. Buonasera. È appena terminata una riunione con eh, i Presidenti delle Regioni e Province. autonome perché pare che il governo nelle prossime ore, probabilmente entro la serata, eh, emani il famoso DPCM sulle cosiddette eh, restrizioni eh, che vuole mettere in campo il, il, il governo. Quindi può essere che nella serata di oggi avremo le notizie ufficiali di queste, di queste restrizioni, che eh, dalle notizie che abbiamo riguarderebbero le mascherine e quindi quello che già quello che già si sa sul tema, sul tema mascherine, di cui si era già eh, discusso nei giorni scorsi, le cose che eh, sembrerebbero invece eh, eh, rientrare come innovative, come nuove, sono il tema dei bar e i ristoranti, che, eh, la chiusura alle 24 con il servizio al tavolo, mentre alle 21 verrebbe... Eh, sospeso il consumo all'aperto. Le gite scolastiche eh, saranno sospese, vengono vietati i festeggiamenti oltre le 30 persone e vengrebbero sospese anche le feste e le, eh, e, le, e le sagre. Per quanto riguarda lo sport, vi, è un, vi sarebbe un blocco per i giochi de, eh, amatoriali, quindi delle squadre amatoriali, mentre sul dilettantistico sembrerebbe che eh, tutto possa continuare come è oggi. E, e poi c'è l'intervento sui palazzetti eh, e, e gli stadi, eh, cioè 200 persone e 1000, e 1000 persone. Di questo si è discusso con il Presidente delle altre regioni, noi abbiamo fatto presente la tematica. Uh, che occorre il più possibile di fronte a una situazione che sta comunque uh, evolvendo in modo negativo a livello nazionale, anche se mh, diciamo non tutte le realtà nazionali hanno la stessa uh, negatività, però di fronte a questa situazione che si va uh, creando, noi abbiamo posto al centro il tema della continuità scolastica e della continuità economica. Quindi se devono essere fatte restrizioni, eh, devono essere fatte sicuramente nei territori dove la eh, gravità del contagio è elevata, ma comunque in questa fase e in questa situazione bisogna porre molta attenzione al tema della continuità scolastica e della continuità economica, come noi abbiamo, riteniamo, fatto in questa fase per il Comune eh, di Cembra dove siamo intervenuti con... Uh, un provvedimento comunque uh, al momento ponderato e, 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 e preciso su singole voci lasciando continuità alla parte scolastica e alla parte, e alla parte uh, lavorativa quindi il governo pare che si riunisca in serata probabilmente uh, prima della riunione il, il ministro uh, interessato convocherà il Presidenti delle regioni, quindi ritengo già in questa, in questa serata. I numeri generali del Trentino per fare un'analisi anche di come stiamo, perché crediamo sia anche giusto spiegare come stiamo. Oggi il Trentino vede i dati di ieri, quindi sono dati ovviamente aggiornati, vede 681 positivi. E, diciamo: meglio di noi sta la Val d'Aosta, la Basilicata e il Molise. Dopodiché, c'è il Trentino come territorio, diciamo che, eh, che ha il, il, eh, siamo il quarto nel senso eh, dei, dei, minori, dei minori positivi in questa fase. Eh, diciamo così, ben sapendo che domani mattina eh, può scoppiare un focolaio in, qualsiasi, in qualche situazione, ovviamente eh, facciamo gli scongiuri e la situazione può peggiorare, però va detto che questa è la situazione. Non abbiamo pazienti in terapia intensiva. La Basilicata, il Molise e il Trentino sono le, le realtà nazionali che alla data di ieri non hanno pazienti in terapia intensiva e noi non lo abbiamo neanche, eh, neanche oggi. E tra i ricoverati con sintomi, il Trentino alla data di ieri e anche oggi ne ha 19 e diciamo, stanno meglio di noi la Valle d'Aosta e, e, e il Molise. Eh, quindi ci pare giusto rilevare questi, questi numeri per ca far capire che il, i trentini comunque si stanno comportando bene perché questo, questi numeri sono il frutto della, della consapevolezza trentina e della, e della capacità dei trentini di essere prudenti e di avere responsabilità. Noi abbiamo questi numeri, voi sapete che tanti positivi trovi quanti tamponi fai. Quindi statisticamente più tamponi fai più positivi trovi, è un dato chiaro, è un dato statistico. Il Trentino che si pone diciamo, come la realtà che maggior numero di tamponi ha fatto in Italia rispetto alla popolazione eh, residente e quindi, e quindi ne troviamo molti perché, perché facciamo tanti tamponi, comunque ha una situazione di contagio diciamo, mediamente bassa. Eh, oggi in, questo, in questa situazione. Però non ci sentiamo di, eh, di eh, dare messaggi eh, eccessivamente rassicuranti perché la situazione sta purtroppo peggiorando in tutta Europa, come vedete, sta peggiorando in tante eh, regioni italiane, quindi bisogna stare con i piedi per terra e, e, e gestire la, la, la situazione con un forte senso di di responsabilità. Accanto a questo va detto che quindi le iniziative che il governo pare andrà a prendere, a nostro eh, modo di vedere, l'appello che abbiamo fatto e che facciamo è quello di, di fare attenzione alla continuità economica. Oggi noi in Trentino non abbiamo una situazione per cui eh, a livello provinciale vi uh, è un livello di contagio che prevede un'introduzione di lockdown pesanti o, 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 interventi, o, interventi, o interventi forti. Quindi eh, staremo a vedere le decisioni del, uh, del governo che vanno in questo senso. I numeri di oggi sono numeri che risentono del fatto che la domenica uh, l'attività dei tamponi per un, per un motivo o per l'altro è sempre molto bassa, quindi i tamponi effettuati ieri sono stati 175, di cui 129 l'azienda sanitaria e 46 i cosiddetti tamponi per antigene. All'interno eh, di questi dati, i dati di, eh, di contagio ci dicono che i contagiati sono eh, due, abbiamo due nuovi contagi per tampone e quattro nuovi contagi per, per per l'antigene. Registriamo però, e questo è un dato che ovviamente eh, ci rammarica, un, un deceduto all'interno della struttura di RSA che già avevamo citato nei, nei, giorni, nei, giorni, nei giorni scorsi. Questi sono i numeri che abbiamo, che abbiamo oggi e che, eh, e che eh, riportiamo. I test cosiddetti dell'antigene dell sono quelli che eh, stiamo eh, provando all'interno eh, di una farmacia che, a fa, che sta facendo diciamo, un po' il test, la prova eh, sul, sul territorio trentino. La volontà, come già abbiamo detto nei giorni scorsi, è quella di estenderlo anche ad altre farmacie. Questo per un motivo eh, principale, quello di andare a rispondere alle esigenze delle famiglie e delle scuole che eh, sono degli alunni da da controllare che eh, che riteniamo determinante l'auspicio è di poter procedere nei prossimi giorni ad una ad una um, ad un aumento di questa di questa sperimentazione che possa essere utile alla, alle famiglie trentine Grazie presidente, allora lei ha ricordato anche la situazione purtroppo negativa sul fronte delle RSA, abbiamo detto spesso eh, tutte le volte che eh, serviva porre l'attenzione a questo particolare meccanismo, cioè i soggetti più deboli sono gli anziani o gli immunodepressi, quindi bisogna porre particolare attenzione a far sì che il contagio non si trasmetta a loro. Però ci sono dei protocolli molto rigidi anche all'interno delle RSA e una continua interlocuzione con loro, vero Dottor Ruscitti? Ci vuole raguagliare su questo fronte? No. Stiamo lavorando insieme al Dottor Ferro per quello che riguarda l'aggiornamento delle procedure, ma in questo momento, eh, tranne l'RSA che c'è dalla prima Presidente, dobbiamo dire che abbiamo avuto alcuni casi di alcuni operatori, ma non di persone, ospiti che presentino la patologia. Stiamo lavorando per trasformare in prevenzione l'RSA di volano come RSA per i pazienti Covid, ma in questo momento all'interno dell'RSA generalmente la situazione è sotto controllo. Devo ringraziare gli operatori, i medici e i responsabili dell'RSA perché stiamo affrontando in questo momento la situazione in maniera ottimale grazie ai cambiamenti che ci sono stati e all'adeguamento delle procedure. Grazie dottor Rusciti. Vorrei eh, coinvolgere a questo punto il dottor Antonio Ferro. Si parlava di dati, eh, tra l'altro c'è anche qualcuno che ci scrive: eh, spiegateci cos'è questo benedetto drive thru? È un termine inglese, però forse qualcuno ha bisogno come dire, di familiarizzare di più perché si tratta di una tecnica, forse il drive in è più noto eh, come, dire, come lessico eh, comune. Eh, è importante, eh, dottor Ferro, spiegare come funzionano questi tamponi, ma soprattutto dire che la tecnica è stata adottata anche su un altro fronte molto eh, interessante per prevenire eh, o aiutare eh, la diagnosi eh, Covid, cioè i vaccini anti-influenzali. Ci parli un po' di questo. Bene, eh, l'idea è stata quella di utilizzare il modello del drive-in che potrebbe essere tradotto in italiano come il tampone in macchina con l'idea del vaccino anti-influenzale in macchina. Questo perché? Per la necessità di raggiungere grandi numeri e quindi eh, quest'anno vogliamo veramente cercare di coprire il più possibile le, eh, la, le persone, la popolazione in particolare quella a rischio per l'anti-influenzale ed è importante farlo adesso. Ci sono alcune voci che dicono ma no è troppo presto, invece quest'anno è importante farlo adesso. Sappiamo che il vaccino dà una copertura per 6-8 mesi, quindi assolutamente riusciamo a transitare fuori dalla stagione antinfluenzale, ma dobbiamo farlo in sicurezza. Questo quindi con il modello della eh, vaccinazione in macchina dell'antifluenzale ci permette di farlo. Come funziona? Ci si può prenotare. Via internet, sul eh, portale del, dell'APS attraverso eh, vari sistemi e vari canali web. Una volta prenotati, ovviamente, se fai parte delle categorie che hanno diritto a, a questa vaccinazione, puoi eh, in qualche modo decidere, definire tu la, la data. Ti presenti in macchina, vi, verrà fatta un'anamnesi, abbassando il finestrino. Poi vieni, eh, arrivi con il braccio scoperto, ti vieni vaccinato, quindi avrai una sosta di 15 minuti e, questo, e poi ovviamente dopo la sosta di 15 minuti potrai tornare. Quindi un sistema molto rapido, eh, abbiamo previsto una vaccinazione al minuto, quindi la possibilità di raggiungere grandi numeri in poco tempo, ma soprattutto con la sicurezza del distanziamento sia tra coloro che vanno a vaccinarsi, ma anche tra i nostri operatori e chi si vaccina. Un altro fronte, dottor Ferro, vedo anche i commenti che arrivano su Facebook, a proposito ringrazio Trentino Digitale per il supporto che ci ha fornito eh, oggi per il potenziamento del servizio, eh, un altro fronte è quello della scuola, oggi quante classi lo ricordiamo sono in isolamento e se questo sistema eh, delle cellule appunto protette per non bloccare l'attività di un intero istituto a vostro giudizio sta reggendo. Ad oggi sono in, eh, di fatto in quarantena 45 classi, è ovvio che mano a mano che ne aumentano eh, ce n'è qualcuna che poi finisce l'isolamento, complessivamente il sistema sta tenendo, anche se registriamo come in, tutti, eh, in tutta Italia, un aumento del numero de dei positivi. Eh, posso fare un focus eh, che ritengo importante anche per... Per, per dare un alert sui comportamenti, vedete ad oggi eh, sono casi attivi. Dal primo di settembre abbiamo setta, 768 casi attivi, di cui 24 tra 0 e 5 anni, 59 tra 6 e 15 anni, eh, 255 sono quelli attivi tra i 16 e i 39 anni, 307 tra i 40 e i 69 anni e però. Ho più di 123, ho 123 soggetti con più di 70 anni, con un'età media intorno ai 43 anni. Età media che era al, all'inizio di settembre, diciamo, intorno ai 40 anni, cioè c'è uno shift, cioè uno slittamento dell'età verso età più, eh, più avanzate. Ed è ovvio che avendo questo slittamento mi posso aspettare anche dei ricoveri ed eventualmente anche del... Eh, alcuni che possono andare in rianimazione. C'è una situazione completamente diversa quindi rispetto a marzo ed aprile in cui avevamo con, eh, in Italia con 6.000 casi avevamo circa 600 eh, soggetti che, che erano deceduti proprio perché non avevamo questa capacità di intercettare i casi, i casi asintomatici come abbiamo adesso e da in particolare a il Trentino Alto Adige, che è sicuramente la zona in cui ut viene utilizzata di più questa strategia. Che è una strategia molto importante perché riuscendo a trovare gli asintomatici riesce ad isolarli e quindi a ad interrompere il contagio. Però, qual è l'elemento eh, importante su cui ci dovremmo concentrare? È l'elemento familiare, in quanto abbiamo visto che i focolai che mi derivano da ambienti di lavoro, sono più facilmente eh, eh, circoscrivibili invece i focolai familiari sono molto più complicati soprattutto per riuscire a, a delimitare il, il fatto che dai nipoti questa, questo contagio arrivi alla popolazione più anziana quindi dovremmo concentrare lì per evitare che si aumenti l'età media e quindi nelle, eh, nelle, mh, nelle famiglie ci siano questi contagi che poi eh, avremo come ricoveri e ovviamente un peso importante per la sanità trentina. Ecco, vedo il collega Dell'Adige si prepara per una domanda, intanto io ne faccio una telegrafica che ci arriva eh, su WhatsApp. Per i vaccini anti-influenzali ci sono solo per i soggetti a rischio oppure ce ne sono per tutti, dottor Ferro? Eh, il Trentino ha avuto una strategia di fare una gara che ci ha permesso già molti con mesi di anticipo di avere un, un numero di dosi molto di più che doppio, quindi mentre l'Italia generalmente ha un 70% in più, noi abbiamo raddoppiato il numero di, più che raddoppiato il numero di dosi. Quindi la nostra strategia però è quella di coprire in questa fase le categorie a rischio e chi assolutamente deve essere vaccinato e eh, ovviamente eh, una volta coperte queste popolazioni sarà anche possibile per altre tipologie, altre categorie, comunque di potersi vaccinare. L'altro elemento che quest'anno Abbiamo aperto la vaccinazione anche tra, tra sei mesi e sei anni, quindi prima volta per cercare di ridurre la miccia che mi attacca l'epidemia e abbiamo aperto anche a molte categorie, come ad esempio le insegnanti, ma i servizi pubblici, i front office. Quindi abbiamo aperto molto e abbiamo abbassato l'età. Della gratuità che gli anni scorsi era 65 anni ed è stata portata a 60 anni. Questo grazie anche alla collaborazione con la medicina di famiglia e con la pediatria di famiglia, con i quali veramente speriamo di raggiungere un obiettivo ambizioso di copertura quest'anno. Non solo con la macchina, comunque, i vaccini. Assolutamente no. Vengono effettuati anche con come dire, altri appuntamenti, insomma. Allora, sentiamo Matteo Lunelli, Adige. Uh, sì, volevo chiedere sul, sulle scuole se ci sono dei casi più preoccupanti, ci di una scuola dove ci sono più classi eh, coinvolte, una scuola della, della città, e poi sul DPCM eh, per capire cioè, se questa sera è firmato a livello nazionale, da domani mattina sarà attivo uguale anche in Trentino o verrà modificato prima, poi, o, per capire quando parte, insomma. Allora, sentiamo la prima parte. Dottor allora, Ferro. per quanto riguarda eh, la scuola, grazie delle domande, è ovvio che noi stiamo ragionando sul fatto che se ad esempio troviamo tre alunni nella stessa classe, ovviamente eh, tamponiamo tutta la classe, quindi facciamo un'iniziativa più eh, importante rispetto a quanto suggerito, che era solo il quarantaneamento delle classi. Così stiamo ragionando sul fatto che se ci sono molte sezioni all'interno della, eh, della stessa scuola. Vale la pena ovviamente o di tamponare tutti o di prendere delle misure estreme. Finora non è successo. È chiaro che la zona di Cembra è una zona che ci mette in grande alert. Devo dire che oggi, ad esempio, non ci sono stati altri positivi su, su Cembra, e quindi è un segnale che le misure che stiamo mettendo in atto. Un primo risultato lo stanno dando, però eh, ripeto, bisogna sempre essere prudenti e dire che stiamo parlando oggi al 12, quindi eh, con quello che succede il 12. È eh, eh, ovvio che abbiamo sempre eh, predisposto un piano B e quindi a seconda di come si muovesse la situazione epidemiologica abbiamo già pronta una risposta in termini di sanità pubblica. L'altra parte della domanda il Presidente risponde. Sì, se verrà eh, emanato questo DPCM, quindi entrerà in vigore, ritengo, nella, dalla mezzanotte di oggi, va capito se quello che ci è stato anticipato sarà poi confermato all'interno del, 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 del DPCM. Noi ehm, sulla parte che ci è stata spiegata vediamo delle eventuali criticità. Eh, sul fatto, sulle aperture e chiusure dei bar e ristoranti, e va valutato cosa, cosa realmente eh, ci sarà e eh, sul fatto del, del blocco degli, degli sport amatoriali, soprattutto per lo sci. Questo vabbè, siamo, non è adesso, però fra un mese potrebbe essere un rischio, infatti abbiamo fatto presente che eh, questo non dovrebbe valere a nostro modo di vedere per gli sport all'aperto. Questo caso, in questo caso per, per lo sci, però leggeremo e poi faremo una, una valutazione. Vediamo se ci sono altre domande, nel frattempo c'è anche chi ci scrive, eh, per esempio m, dottor Ferro, quando parliamo della scuola, no? il eh, discorso cade sempre sugli alunni, però c'è chi ci chiede anche se vengono effettuati i tamponi sugli insegnanti, Quale, ricordiamo che cosa prevedono i protocolli? Eh, abbiamo uniformato un, il comportamento sugli insegnanti delle scuole elementari eh, dell'infanzia e medie e superiori in quanto abbiamo visto dopo i primi 20 giorni che non avevamo contagi all'interno degli insegnanti quindi gli insegnanti qualora ci sia un bambino positivo all'interno delle classi continuano la loro attività e faranno un tampone in quinta giornata per sicurezza perché questo ci permette di valutare se eventualmente hanno avuto contatti con. con. Qualora si trovasse un positivo all'interno della classe, la, la classe va in quarantena e quindi eh, in collaborazione con la, con la scuola stiamo mandando dei certificati. In questo momento sono dei certificati cumulativi di classe per velocizzare il, il, il blocco diciamo, della scuola e gli alunni. Devono stare 14 giorni, come prevede l'attuale DPCM, poi vedremo se questa, questi, questi, questo periodo verrà eh, diminuito, come mh, appare dalle prime indiscrezioni. Dopodiché, ovviamente, eh, i, i ragazzi, se non presentano sintomi, possono ritornare eh, a scuola. Noi abbiamo previsto per il nucleo familiare diciamo, del bambino positivo un controllo ulteriore con eventualmente anche dei tamponi, in quanto si è visto che nel nucleo, il nucleo familiare nel più del 70% dei casi eh, provoca altri contagi e quindi abbiamo. Eh, ritenuto di mettere delle eh, di preparare, quindi, delle precauzioni, precauzioni aggiuntive prima di rimettere in moto diciamo, e, e in libertà diciamo il nucleo familiare. Senta, dottor Ferro. A proposito di scuola, ehm, c'è anche un cittadino che ci dice: Ma è obbligatorio avere un certificato per il rientro? Come funziona? I pediatri, da questo punto di vista, che accordo hanno sottoscritto con la provincia e l'azienda sanitaria? L'accordo con i pediatri che ovviamente sopra i cinque giorni ci sia un, uh, un certificato del pediatra per il rientro. Sotto a, a questo, in, uh, questo periodo, per quanto riguarda sotto i tre giorni, era di grande discussione, ma c'è un'assunzione di responsabilità da parte delle famiglie che l'assenza non, non è correlata a sintomi di questo tipo. È, è ovvio che. Abbiamo consigliato sempre le famiglie di avere uno stretto rapporto con il proprio pediatra perché conosce appunto la storia del, del, del proprio assistito, in modo tale da dare dei consigli e soprattutto di indicare alla famiglia la necessità dell'effettuazione di un tampone per eh, identificare una. Uh, un, una, diciamo, una sindrome e, e differenziare se sindrome influenzale o sindrome da Covid. Questo sappiamo che è un tasto, uh, un tasto difficile, stiamo appunto lavorando per i tamponi antigenici rapidi per questi casi in modo da velocizzare i, il tempo di aspettativa delle famiglie, che sappiamo che è un, un punto dolente, e stiamo in tutti i modi cercando di velocizzare tramite altre, una rete collaterale che sarà fatta dalle farmacie, dai medici di famiglia, dai pediatri di famiglia, dai drive to vaccinali, proprio per ridurre al massimo il tempo di attesa di, eh, del tampone antigenico rapido. Siamo in chiusura, un paio di domande per il Presidente Fugatti. Allora, eh, c'è chi ci chiede se è previsto un ripensamento sulla capienza degli autobus, ricordo che c'è stata una lunga trattativa, adesso è l'80%. Poi invece un collega ci chiede su eventuali dubbi per quanto riguarda l'apertura o meglio la chiusura dei ristoranti alle 24. No, no, sulla chiusura alle 24 credo. Posso andare, posso andare bene. Va capito questa ipotesi che c'è sulla, sulla chiusura alle 21 per la consumazione all'aperto. Va capito se è una consumazione all'aperto in piedi oppure una, una consumazione all'aperto uh, su un tavolo di un ristorante. Ecco, credo che se una consumazione all'aperto su un tavolo di un ristorante all'esterno, vabbè, che sta cominciando a diventare freddo, però mh, quello, quella sarebbe secondo noi ancora. ancora ancora ipotizzabile lasciarla fare, sulla chiusura alle 24 se fosse così credo che non ci sono problemi. Mentre per quanto riguarda il trasporto ci vengono tante segnalazioni che eh, ci sono situazioni di, di, eh, di eccessiva presenza sugli autobus, poi va anche capito se queste segnalazioni sono realistiche o meno perché in qualche caso poi siamo andati a verificare e non è proprio così, in qualche caso c'è qualche qualche problematica non nascondo che qualche presidente oggi ha chiesto di fronte ad una situazione che si dovesse aggravare di valutare per le classi quarta e quinta delle superiori la uh, la continuità scolastica uh, diciamo fatta da casa con con uh, con il collegamento uh, con, con la scuola questo eh, per noi è un problema che c'è in qualche caso, però non possiamo dire che eh, non sia stato affrontato, cioè mh, anche utilizzando le eh, corse eventualmente messe a disposizione dai privati, le stiamo già utilizzando tutte. Non abbiamo oggi un numero di autobus sufficiente per garantire quanto Uh, alcuni cittadini ci vengono a chiedere anche perché tutti gli autobus sono, sono già utilizzati, questo è un tema che c'è e, e lo sappiamo. Aggiungiamo qualcos'altro, Presidente, o chiudiamo? Chiudiamo così, grazie. Allora, già che ci siamo, riepilogo perché un collega me lo chiede: il numero dei tamponi effettuati sono 175, se sommiamo i 129 analizzati dall'azienda sanitaria. Ai 46, che sono stati i cosiddetti test rapidi per l'antigene. Bene, allora ci lasciamo eh, con eh, un breve video animato perché uno dei temi ricorrenti è la tutela degli anziani. E lo facciamo magari con un po' di ironia di non annunzia lo vediamo insieme ma mi raccomando non è tanto da ridere la questione bisogna stare molto attenti perché avete visto che il covid è un nemico molto difficile da battere. Grazie per l'attenzione al prossimo collegamento. Portela sempre scarsamente. Ma sì, nonnina, dai, che ho capito. D'accordo? La merendina. Anche quella, ma mi dico, la mascherina. Per proteggermi meglio. Ricordetela sempre, sa mi raccomando. E anche sui mezzi pubblici. E ricordate di lavarti sempre le manotte. Per disinfettarmi meglio. Allora, tutto chiaro? Grazie che ti preoccupi della mia salute. Certo, ma è anche la mia de salute che tengo. Capi come? te hai reso...